Oggi andiamo a Seveso San Pietro Martire per la giornata conclusiva dello stage estivo in Vivo Lombardia e domenica, credo sia il 9 settembre, e ieri ero a Salò, domani sono a Lecco e sono un po' frullato, ma ci sono 150 ragazzi che stanno aspettando di fare un concerto da luglio e quindi bisogna trovare tutte le energie e metterle in gioco, metterle in gioco. La prima tappa è sempre Castello Prinetti con la Marci Crew. Che svaga! Il Gavro non c'è. Ma ragazzi, parliamo dei vostri calzini. Ma siete andati ai H&M? Sì, sono Ma perché bellissimi. uno? È un po'. Sono Perché siete potentissimi. innamorati? Sì, perché siamo siamo BFF. A BFF for BFF. Ho paura di voi. Andiamo a far colazione, dai. Andiamo, frittatina del marcio. Andiamo a fare la frittatina a casa mia. Quando dei giovani percussionisti si autoinvitano a casa tua per fare colazione, l'unica cosa che puoi fare è prendere 6 uova, sbatterle poco, buttarle in padella e sperare Batterle di che loro brutto non brutto brutto. svegliino i vicini al piano di sopra. La colazione del sano percussionista è caffè e frittata. Frittata assieme. Stiamo per effettuare il salto della vita con la Salto della morte. frittata del marci. Ci siamo quasi, è poco Guarda. sbattuta come prevede la legge italiana. Quante emozioni in questo lotto. Dabba Marcello. Sai che non partiremo mai alle 8? Sono le 7:55 di domenica mattina. Io ho appena fatto saltare la frittata e Lorenzo e Jacopo ha reagito con un urlo con la finestra aperta. Dopo diverse raccomandazioni, tipo guarda che sotto la gente dorme. Non ha Io funzionato. infatti ho camminato con passi felpati. Comunque, passi felpati. Questa è la colazione del campione. Caffè macinato sul momento, frittatina e pessima compagnia. Tu cosa ci fai qua? Io aspetto qua da 10 minuti, Marci. Ma davvero? Giù. Bella Come hai guest, fatto a entrare? bro. Shhh. Ah, ok, andiamo. Era meglio. Eccoci, siamo qui a Seveso. Stiamo entrando nel posto dove suoneremo. Eccoci qui, guarda. Accoglienza, Accoglienza. registrazione, ragazzi. Ci registriamo a nome del Marci. Giuseppe, registriamo. Salve. Bene, eccoti qua. Appena A posto? arrivato. Ah, no, aspetta che ti do un gadget. Grandissimo. Allora, Morendo come va? di Questo entrerà nel vlog del Marci, cioè. Meglio del festival Agnesi sti gadget, Marci. Guarda che piccolo swag portafoglio di Rick e Morty. Ma qualcosa mi dice che vi siete organizzati. No. Veramente? Sì, invece sì. Marche nel cuore. Ciao Ciao. Sofia. Si abbraccia. Come stai? Dici Bene. una freddura sul momento. Allora, cosa fa un repubblicano con un cacciavite in mano? La vita? Il senatore a vita. Vai. Buon compleanno, Giovanni. C'era ieri Ieri comunque. birrette, birrette. Magari. No? No, non volevano i loro genitori. Senti, Giovanni, ma che bella shopper che hai. Bella. Giulia, stai bene? Avete fatto festa ieri? Sì. A che ora a dormire? Alle 1:30. Ah, siete freschi come delle rose. Allora, avete tutti la maglietta giusta tranne Aurora e Simone. Ma io ce l'ho. Bella di Ambima Marche. Buongiorno, di qualcosa? Oh mio Dio, sax. Ciao Martino, cosa hai fatto ai capelli? Li ho tagliati. No. Aurora, come stai? Grazie per avermi salutato. Ciao. Ah, ecco. Disco Martino. Aspettando Beppe. Buongiorno. Le custodie vanno nell'aula Klaus. Cercate Lorenzi e trovate l'aula Klaus. E c'è anche Mercuzio. Ciao Matteo, stai Buongiorno. bene? Sì, grazie. Ah, Matteo, l'anno prossimo vieni nelle Marche. Dovresti dire che svego. No. No.
Ti censuro, ti metto una mano davanti. No, vabbè. Sei pronta a suonare? C'è puzza? Di pesto buono. Sono le mie ascelle. Ah. Così in realtà. Scusate, ma Erika, perché tu non hai la maglietta dell'Ambima Marche? Era da lì. Edo, cosa cerchi? Cerco un posto all'ombra. Un posto al sole. Mania pa. Cosa c'è scritto? Pasta al sugo e sarabella. Pasta al sugo e sassella. Letizia, cosa diavolo vuoi? Stai studiando dall'ombelico? Di cosa profuma, Letizia? Di ombelico. Di cosa sa l'ombelico? Di ombelico. Iaco? La coppia che scoppia. La coppia di scoppiati. Edo? Come va la tua giornata? Come va la tua giornata? Va brianzino. Hai suonato bene? Ah, bravo, sono fiero di te. Ed io mi spaventai. Mi visita un dottore, mi disse non è niente. È nettare d'amore, per evadere dal suo tormento. Esce impertinente il ragazzino, gli chiede padre dove stai andando. Ma come va a spiegarlo al suo infante? Son donne da incredibile. Cosa dobbiamo fare? Ci disponiamo per vedere se ci sono tutte le sedie e vi correggo. State lì dietro e non suonate. Dimmi, Maria Luisa. C'è un'altra bottiglietta d'acqua. Perché? Vergogna chiederla, quindi ho mandato. Ma tu hai già ricevuto. Vergogna. Andiamo, vieni. Anch'io. Dai, l'ho finita. Allora, devi chiedere a loro. Acqua. C'è un'altra bottiglietta d'acqua. Per favore. O ti rompi i denti o rompi il corno. Scegli. Voglio fare l'elefante, come me l'ha chiesto se me l'ho chiesto io. Ciao. Come stai? Bene. Sei felice di fare il concerto? Sì. Mi raccomando, suona bene. Ok. Ciao, sono sul blog di Marcello, raga. Non lo sono so, magari ti taglio. Ma no! Ok, primo turno, impostazione per entrare, vai. Allora, tonta. Stiamo per cominciare un'ora. Madonna, che sconvolgimento. Stiamo per iniziare un'ora di musica massacrante. Sei tu pronto? Due ore. No. Sei pronto? No, sì, sì. Sei felice di aver rivisto Zanichelli? Vieni qua. Caspita, testosterone ovunque, tranne che qui. Lorenzo, ogni volta che mi tocchi mi dai un euro. No, Lorenzo. Ciao ragazzi. Ragazzi, c'è la coda. E non l'abbiamo superata. L'ha recuperata. Ciao Mercuz, dammi un 5 in alto. Ciao, a Milano ti faccio anche le cose. Perché al mattino ho un concerto col quintetto. Ma a Milano? No, dall'esatta parte opposta, quindi potrebbe essere distruttivo il posto. Ciao Aurora. Martedì ci rivediamo, Marci. Selfie Aurora. Marci, martedì ci rivediamo. Oh mio Dio. La mia vita è un dramma. Marci. Mi devi ammettere alla Giulia. Marci. Oh mio Dio. Le mie scarpe. Marcello. Devo salutare loro. Sono troppo conti. Ciao Azzurram. Andiamo a salutare il lago. Oddio, mi abbraccia anche lei. Ma perché mi abbracci? Ti ho sempre trattato malissimo. Ci vediamo il 22. È il tuo primo concerto in conservatorio, sei emozionata? Andiamo a salutare il lago. Sbaglierai andiamo tutto. Andiamo a rinfacciare, lo rinfacceremo alla nostra prof di musica. Salva lei, migliore youtuber. No! No, non è vero, non sono migliore. Sei iscritto? Io sì. Bene, allora va benissimo. Anche tu puoi. Tu non ti meriti neanche un abbraccio. Bravo, bravo. Perché hai i miei occhiali? Scusate. Perché erano quelli di terra. Me li regali? No. Sì. Caro Alessandro, gli occhiali che tu e mi hai... Mi chiamo Giacomo. No, ma sto parlando ad Alessandro che tu non conosci. Caro Alessandro, gli occhiali che tu mi hai regalato dell'Aperol Spritz, girati, dell'Aperol Spritz, sono stati regalati a Giacomo. Devi dire grazie. Cosa succede? Il nostro caro Lorenzo Tonta ha dimenticato. Allora, il giro. Sarà il tuo caro Lorenzo Tonta. Allora, quindi voi è 2 anni che state insieme. No, vabbè. Io me ne sono accorto tipo settimana scorsa. Dai, allora ragazzi, abbiamo finito. Com'è andato?
È stata una giornata dura. Giustamente. L'inizio di me. Come sì, ragazzi, allora. Come ogni singolo concerto dell'Ambima deve per forza essere all'aria aperta. Deve. No, ma il prossimo è in sala Verdi. Sì, guarda, sono sicuro che trovano un modo, aprono il soffitto e lo facciamo sotto il sole. Sicuro, sicuro. Come l'oro. Oppure sì, non ce la faccio più è in riparazione, scoppia un tubo e ce lo fanno fare nel giardino. Giuro, giuro su Dio. Allora, ragazzi, stavamo parlando. Tieni, portami la borsa, per favore. Ok, guarda qui. Sì. Ce la faccio più. Mi fa male le braccia. Allora, stavamo parlando di come è andato il concerto per voi due. Allora, abbiamo detto che tu, Jacopo, hai imbroccato completamente i timpani in Image of a City. Solo l'inizio l'ho imbroccato. Solo la parte dove ti si sentiva, insomma. Sì. Oh, la prova ha fatto strabene. Il Glock senza la parte è venuto. Cioè, tu hai suonato a memoria il Glock in Bella e la Bestia. Sì. È abbastanza nutrita. Tutto. Come oddio, Polo. Il bello è che durante la prova mi fai. Aspetta, aspetta. Durante la prova mi fai. Ma Lorenzo, a 5B cosa hai scritto? Piano o mezzo forte a c***o? E io ero lì. Ho detto a caso, non dico le parolacce durante prova. La censurina. No, ma no, è un altro dato di fatto che io non dico parolacce durante la prova. Tranne. Sì, ma è prima. Che volgarizza sempre. Cos'è che ho detto? Cosa? Ah, durante. Mi spiegate cosa state facendo? Ho detto così, no? Image of a City l'hai buttato a mare. E solo l'inizio. Sì. Sì, sì. Solo, poi, solo in conservatorio l'inizio. Non lo suonerai tu, lo faccio suonare a una persona qualificata, cioè Ilario. Io nei due brani con la cowbell che avevo sono riuscito a sbagliare la cowbell in entrambi i brani. Che dovevi fare pi, 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 pi. O qualcosa di più difficile. No, no, era così. Però tipo le pause non le imbroccavo. Sei peggio di mezzo. Beh, insomma, la preparazione che dà Ambima è di prima qualità. Ma ho la batteria scarica, per cui finisce qui con Lorenzo Zanichelli e Jacopo il vlog della giornata conclusiva dell'Ambima Lombardia. Dovrò tagliare il rutto di Jacopo, ma di ciao. Ciao. Di iscriviti. Ciao. Oh mio Dio. Oddio, bello.